Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è sabato 26 dicembre ed è questo il motivo per il quale io ho ancora il meglio natalizio, nonostante voi vediate questo video lunedì 28, che è appunto il primo giorno di zona arancione, quindi spero che qualcuno guardi questo video e non esca di casa, speriamo. Gesù. Comunque, dato che la prima domanda che mi viene fatta quando mi si conosce è: ma come fai ad avere tutti questi follower? Come fai ad andare virale su TikTok? Come fai a finire sulla pagina dei per te? Come fai? Eccomi qui per spiegarvelo finalmente. Prima di cominciare questo video, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di lasciare un like e un commento e soprattutto di seguirmi sui miei social principali, che sono Instagram e TikTok, che sono quelli che utilizzo maggiormente tutti i giorni. Comunque, ho selezionato 5 punti principali per provare a farvi andare nella pagina di per te e quindi far andare un proprio video virale. Eccomeli qua, me li sono segnati perché sennò non mi ricordo. Il primo punto, che secondo me è essenziale, è quello di stare sulla piattaforma di TikTok per un bel po' di tempo. Questo perché è importante capire cosa i vostri follower vogliono vedere e soprattutto capire cosa vi piacerebbe fare a voi e in cosa vorreste concentrarvi. Per esempio, ci sono pagine dedicate completamente alla cucina, che quindi pubblicano contenuti che riguardano il cibo, ricette e tutte queste cose qua, oppure account che si occupano di beauty, make-up e cose che riguardano skincare, trucchi e queste cose qua, oppure tantissime altre tipologie che riguardano ginnastica, il proprio sport, il ballo, oppure i vlog, oppure potete anche fare un profilo misto come quello che ho io, dove pubblico balletti, dove pubblico meme, dove pubblico video divertenti, video in cui faccio vedere quello che faccio durante la giornata e tante altre cose. Quindi è importante un po' studiare quello che si vuole andare a fare poi nel proprio profilo. Il secondo punto, secondo me essenziale, importantissimo, è quello di individuare i video e i suoni che sono più virali in quel momento. Per esempio, state facendo un giro nella pagina dei per te e trovate più video con la stessa canzone. Tipo, scorrete e trovate un video con quella canzone. Scorrete dopo due video, trovate la stessa canzone fatta da un'altra persona, però. Questo vuol dire che quel suono sta andando virale appunto nella pagina di per te e quindi quella canzone è una delle più utilizzate nel momento. Questo è molto importante perché utilizzando quel suono avrete molta più probabilità di finire nei per te e quindi che il vostro video vada virale. Il terzo punto importantissimo è quello... Aspetta, non me lo ricordo. Il terzo punto importantissimo è quello di avere una buona qualità nei video, ragazzi. È inutile, se non avete una buona qualità, i video... Non sono belli, cioè non è un piacere guardarli, insomma. Ah! Io vi consiglio di trovare un bello sfondo, quindi per esempio come questo qua io trovo che sia abbastanza bellino per quanto mi riguarda, e quindi decido di fare TikTok in questa angolazione. Ma una cosa molto molto importante è avere una buona qualità nel telefono, quindi non farli con un Nokia di quelli indistruttibili del 320 Cristo, ma cosa più importante in assoluto è usare una buona luce. Se avete la possibilità di avere una finestra in cui entra tanta aria, sì, tanta aria, ciao! Un neurologo non c'è per questa? Dove entra tanta luce, ben venga, perché la luce naturale permette di fare dei video con una buonissima qualità. Ma se come me non avete questa possibilità, io vi consiglio di prendere una luce artificiale come per esempio di Softbox, oppure una ring light, che è molto ma molto più è molto più funzionale, insomma. Se non avete capito di cosa si tratta, vi metto la foto delle Softbox qua e la foto della ring light qua, e se volete anche nell'info box il link delle luci che uso io per andare ad acquistarle. Per esempio, io oggi ho utilizzato una ring light grande, che è quella con cui faccio tutti i TikTok, una ring light piccolina e una luce qua di una lampada da Softbox. Questo permette appunto di avere una bella luce puntata in faccia e quindi avere il viso nitido e lo sfondo più sfocato e messo in secondo piano, più buio. Secondo me la ring light è l'attrezzo più importante per fare i TikTok. Il quarto punto è quello di curare per bene il profilo e soprattutto di essere attivi, attivi, attivi. Questo perché se pubblicate un video, magari un giorno vi va virale un video,
e fa, non lo so, 10.000 visualizzazioni e ok. Dopo voi vi dimenticate di pubblicare, dopo 3 giorni pubblicate un altro video e fa 50 visualizzazioni. Voi dite perché? Perché quel profilo, cioè le persone che seguono quel profilo poi vedono che quella persona non pubblica più e non hanno più interesse a guardare quei determinati video o quei determinati contenuti che porta quella persona. Quindi secondo me è molto meglio preparare almeno un video al giorno, anche solo uno. Io per esempio ne pubblico 2 o 3 a seconda delle idee che ho e di quanto voglio pubblicare io. E appunto pubblicare anche solo un video al giorno per far vedere alla persona che ci tenete al profilo, che portate ogni giorno contenuti diversi e che vi piacerebbe essere seguiti da persone interessate al vostro stesso interesse. Non so se si può dire così, però vabbè, io mischio le parole così. E non dimentichiamoci di curare il profilo, appunto deve esserci una bella foto del profilo, non lasciate mai il profilo senza foto profilo perché è urtante. E poi una bella biografia con i link che portano ai vostri profili social, a Instagram, a YouTube, se avete un canale YouTube, non lo so. E appunto fare dei video che magari hanno un po' tutti lo stesso sfondo, delle scritte belline, colorate. Il quinto e ultimo punto è quello di essere se stessi, non fare i video per doppi fini, per arrivare da qualche altra parte. Oh mio Dio! Non fare i video per doppi fini, per arrivare da qualche altra parte chissà dove, perché la gente poi se ne accorge se lo si fa solo per i follower. Essere se stessi perché? Perché se si copia i video uno si nota che non si è originali, non si ha idee, si sta solo copiando. Ma copiare non vuol dire seguire per esempio un trend, perché appunto su TikTok sa che ci sono i trend che appunto ricreano tutti, ma no, quello non vuol dire copiare o non essere se stessi. Essere se stessi vuol dire provare a creare sempre di nuovi contenuti pensati da se stessi, qualcosa che nessuno ha mai portato nel proprio profilo, e vedrete che verrete ricompensati. Una cosa che sta molto succedendo su TikTok in questo momento è la storia delle persone toxic, appunto persone tossiche che non lasciano assolutamente fare niente a appunto i TikTok. Ormai TikTok sta diventando un posto veramente tossico, cioè nel senso che se fai una cosa vieni subito criticato, non puoi fare niente. Se che ne so, un esempio, fai la carbonara e ci metti la cipolla, assolutamente vieni criticato da 300 persone perché nella carbonara la cipolla non ci va. Ma questo come qualsiasi altra cosa, cioè se io voglio fare la carbonara con la cipolla, io ce la metto la cipolla, tu non devi dirmi niente, mamma mia. Basta, se no grido. E niente amici, questo è il video, spero che vi sia utile, spero che seguiate questi consigli perché veramente sono molto utili e mi hanno fatto andare avanti durante questo ultimo anno in cui ho raggiunto davvero tanti obiettivi. Come vedete sto cercando di essere molto più sciolto davanti alla videocamera perché non ero più abituato a girare dei video davanti a una macchina fotografica, e come ben sapete parlare ad un oggetto non è molto semplice, ma sto cercando di riabituarmi e di essere molto più me stesso. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!